Senti, ma allora domenica ce la guardiamo insieme la partita, no? E certo, anche perché l'ultima volta ci ha portato fortuna. Mamma mia, Tonali! Ma comunque la cosa più clamorosa è l'Inter che perde con il Bologna. Io ancora non ci posso credere. Ora di nuovo il destino è nelle nostre. No, no, non dirlo. Che cosa? Quello che stavi per dire, porta sfiga. Tutti quelli che in queste settimane lo hanno detto, hai visto che fine hanno fatto. Non ti facevo cose scaramantiche, scusa, non volevo. Vabbè, ora tutto dipende. Non dire nemmeno questo, è uguale, la stessa cosa. È un piacere parlare di calcio con te, mi sento proprio libero. Che mancano 4 partite, lo posso dire? Quello sì. Ok, mancano 4 partite che dovranno essere 4 finali. Allora sei scemo? Questa proprio è la frase proibita per antonomasia. Mancano 4 partite, punto, non 4. Ok? Addirittura manco la parola riesci a dire. Non si dice perché allora chiunque ragionerebbe così. Prendiamo, che ne so, la Salernitana. A inizio stagione l'allenatore gli fa alla squadra: mancano 38 e saremo campioni d'Italia. Scusa, ragiona, no? Non si dice. Ok, scusa, scusa. Piuttosto invece, domenica la vediamo io, tu e tuo cugino, come l'altra volta con la Lazio, stesse posizioni, mi raccomando. No, ma mio cugino non c'è. Come non c'è? Ma lui non vive in Italia, vive in Canada da anni ormai. Domenica era qui, che è stato 2 settimane a trovare parenti, ed era a cena da me, è partito ieri. Ok, richiamalo e digli che domenica massimo entro le 14:30 deve essere qui. Mi fai morire. Ci dico, torna da Canada. Ma stai scherzando, vero? Ma tu lo vuoi vincere o no sto scudetto? E cacetto che lo voglio vincere. E allora chiamalo e digli che domenica deve stare qua. Ah, e digli di vestirsi esattamente come domenica scorsa, ok? Mutande incluse. Ma da quando la scaramanzia è diventata una malattia mentale? Vabbè, io lo chiamo, che lo scudetto lo voglio vincere.